È iniziata oggi sul Viale Europa nella marina di Torre del Lago la rimozione dei ruderi dell'ex Lampara, ristorante distrutto in un incendio il 5 marzo 2013. Facciamo dopo 6 anni un po' di pulizia. Va fatta anche un po' una cronostoria. Precedentemente abbiamo chiesto ai concessionari di fare pulizia di questo locale bruciato, ma le nostre richieste non sono mai andate a buon fine. Adesso il comune ha ripreso il possesso di questo locale e finalmente ha cercato di dare un po' di decoro alla marina, rimettendo pulito questa situazione. L'area appartiene al patrimonio indisponibile dei beni immobili data in concessione ad un privato. Nel 2017 la concessione è scaduta, ma la titolare ha fatto ricorso al TAR e il giudizio è ancora pendente. Per 7 anni quel luogo è rimasto in condizioni di degrado, con materiali di scarto, oltre ai resti dell'edificio distrutto. Ad aprile 2019 il comune aveva intimato al privato di ripristinare le condizioni di sicurezza e di pulizia. Poi, visto il perdurare della situazione, è intervenuto procedendo d'ufficio con successivo addebito di 35.000 euro al concessionario. Più volte abbiamo fatto questa richiesta, però le nostre domande sono andate sempre al vento. Adesso abbiamo dovuto mettere mano noi obbligatoriamente per dare per la prossima estate un pochino più di decoro. Dobbiamo anche dire che nei prossimi giorni verrà buttato giù anche il rudere perché è inagibile, quindi lo butteremo totalmente giù e faremo una pulizia totale dell'ambiente. L'obiettivo, dice il sindaco del Ghingaro, è avere la zona pulita entro marzo.